Professoressa Wilde, pensa di spararmi? Staremo a vedere. Come ha capito che ero io? Dove va McNamara vai anche tu, ma nessuno ti vede. Firmavi sempre tu per lui. L'entrata e l'uscita dalle centrali della Garda, ti ho visto farlo da Charlie. Tu sei la donna invisibile. A volte può tornare utile. Il lato negativo è che devo tollerare McNamara. È davvero un idiota insopportabile, ma ha una sua utilità. Non hai quel profumo di banana e anice e delle gomme, non l'ho sentito. Vivian segue le regole. Quando si è ricordata di quell'odore, l'ha detto a Charlie che l'ha inserito in un rapporto. Così ho smesso subito di usarle. Ma non hai smesso di usare le palline antistress. Le ho viste sulla tua scrivania. I fumatori devono tenere le mani occupate. Siamo giunti alla domanda più importante. Come si fa a voler essere coinvolti in un gioco snuff? Dimmi. Ti ho sentita al telefono. Tuo padre è malato. Ho parlato con il suo medico. Lo è da 3 anni ormai. Da quando c'è stato il primo gioco snuff. Dico bene? È sempre stato in forma, mio padre. Dovevo fare qualcosa. È stato un errore. Gary mi ha fatto fare quello che voleva. Ma non è stupido, lui paga bene. Se non puoi sconfiggerli. Oh! Non muoverti, per favore. Pensavi che fosse carica? Credevi davvero che ti avessi passato una pistola carica? Sapevo che eri lì. Questa invece è carica. Devi dirmi chi altro lo sa. Perché hai ucciso Ray? Chiamalo sesto senso. Quando ho visto Ray nella sede centrale ho capito che succedeva qualcosa. Ho controllato e ho scoperto che aveva richiesto le copie del registro dei visitatori. In poco tempo avrebbe messo insieme i pezzi. E ha incastrato Vivian? Niente di personale. Anche se certo non la sopporto, chi la sopporta? E come spiegherai me? A quest'ora la corrente dovrebbe trascinare il tuo cadavere in mare aperto. Spero che non ti trovino, ma se accadesse, non c'è niente che ti collega a me. Non è proprio così. Ho chiamato Charlie. E ora sta venendo qui. Meglio per voi che sia un bluff. C'è una via d'uscita per te. Riflettici bene. Non penso proprio. Fermo dove sei. No, Fergus, non muoverti. Modo c'è, insomma. È ovvio. Devi solamente parlare di meno, era più di più. Parla più forte. Sono un campione di arti marziali.